Ora, siccome la libertà è la possibilità di agire in modo contrario a quello a cui condurrebbe una catena di cause e di effetti, e siccome è la coscienza costituita che dà all'individuo la facoltà di sottrarsi agli impulsi dei suoi veicoli inferiori egoismo, passioni e via dicendo e conseguentemente agli timori ambientali, e siccome la coscienza si costituisce quanto più si evolve e viceversa, è chiaro che la libertà è proporzionale all'evoluzione. Ma badate bene, l'evoluto non è fuori da ogni catena di cause e di effetti perché sarebbe fuori dalla realtà. Egli compie salti di qualità, cioè per la sua coscienza sente in modo che gli consente di non essere trascinato inesorabilmente dalla necessità, che gli permette di vivere in modo sereno ciò che, per altri, è fonte di angoscia, che non gli fa creare ombre torturatrici, e che non gli fa muovere cause che portano effetti dolorosi. Tuttavia questo non significa che l'evoluto non senta, per esempio, la stanchezza, quale effetto di una causa da lui promossa. Quella stanchezza la vivrà in modo diverso dall'inevoluto, non ne sarà condizionato, saprà come smaltirla brevemente, ma non potrà non avvertirla. Il karma, o quello che si intende con questa parola, cioè una condizione limitante simile per più persone, è vissuto in modo diverso anche se presenta la stessa impostazione. Una cecità, per esempio, può essere vissuta serenamente o angosciosamente. In modo analogo, fra più persone fare una stessa cosa può dar luogo a karma diversi. Ed è logico che sia così, infatti il vero bersaglio e la vera fonte del karma, come ho detto, è la coscienza individuale, quindi è il sentire, l'intenzione, che pilota tutta l'attività dell'individuo, ed è quello che deve essere corretto e che quindi è oggetto dell'effetto correttore. Se la natura, il contenuto dell'effetto, fossero analoghi solo a quella che è stata la manifestazione esteriore dell'individuo agente, l'effetto non farebbe quasi mai centro perché quante azioni nascondono intenzioni opposte a quelle che possono trasparire. Una condotta altruistica, che nasconda un fine egoistico, non può recare un effetto uguale a quella condotta per intenzione. Infatti l'effetto non è un premio o un castigo, è qualcosa che tende a correggere all'origine la natura di chi muove le cause, cioè dell'essere, e quindi a mutare l'intenzione. Pensate un po', per giungere a ciò, di quanti fattori deve tener conto il karma. Eppure tutto si attua mirabilmente. Non c'è nessuno che tiene registri di dare e di avere, ma, per il principio di causa e effetto, la concatenazione in qualche modo intuita dai deterministi è garanzia che niente cade a vuoto, che tutto si tramanda, che tutto ritorna come immagine riflessa di se stessi, perché si prenda cognizione delle proprie deficienze, e si colmino. La concezione della realtà in cui niente avviene casualmente ed ognuno ha ciò che gli spetta per esserselo procurato, toglie ogni frustrazione, che deriva dal sentirsi perseguitati, sfortunati, oggetto di ingiustizia. Quanto ognuno patisce corrisponde ad una misura di giustizia, che non lascia margini a privilegi ed errori, dove la sofferenza è solo un momento transitorio in cambio di una perenne acquisizione. La possibilità dell'uomo di sottrarsi a influenze e impulsi, allorquando è capace di compiere un salto di qualità, gli conferisce quell'autonomia, che lo riscatta dalla rigida tutela a cui sono sottoposti gli esseri con una coscienza elementare. Guardandosi attorno si può verificare tutto ciò e crederlo senza dover compiere atti di fede, senza forzature, con il solo strumento del raziocinio. A quel punto non si può che riflettere ed esclamare, rivolgendosi a quell'ente inafferrabile, che pure deve esistere e che, se esiste, non può che essere la vera ragione del tutto. Signore, la logica mi fa concludere che il caso non può esistere e che una catena di cause e di effetti mi indirizza nel mio vivere, pur consentendomi quella libertà, che è ignota agli esseri dalla coscienza in potenza. Signore, posso riconoscere il fine immediato della vita naturale, che è quello di perpetuare se stessa, perciò ragionevolmente posso credere che tutto ciò abbia un fine più ampio, che sfugge alla mia constatazione. Se tu sei capace di trasformare la materia insensibile nella coscienza del santo, allora, Signore, tu sei amore, e benché non abbia la percezione di quanto tu sei, umilmente ti ringrazio con tutto l'amore di cui sono capace, e che tu, giorno per giorno, istante per istante, alimenti, alimentando la mia stessa esistenza. Signore, fa che il tuo amore riunisca tutti noi,
tuoi esseri, e che non venga mai meno, ma anzi sia sempre in noi, giorno per giorno, istante per istante, perché così ti conosceremo e nulla più ci sarà oscuro. Kempis.